Il canto degli italiani. Scritto nell'autunno del 1847, nel pieno del fervore risorgimentale, il testo del canto degli italiani è opera del mazziniano genovese, allora appena ventenne, Goffredo Mameli, mentre la musica si deve al compositore, anch'egli genovese, Michele Novaro. L'inno debuttò pubblicamente il 10 dicembre 1847 a Genova, quando fu presentato alla cittadinanza in occasione di una commemorazione della rivolta contro gli occupanti asburgici durante la guerra di successione austriaca. Durante la Seconda Guerra Mondiale, e specialmente dopo l'8 settembre del 1943, tornò a circolare come canto di lotta soprattutto tra le formazioni partigiane, proprio in virtù del suo spirito repubblicano. A guerra finita e con la Repubblica vittoriosa sulla monarchia, l'Italia si ritrovò senza un inno. Il Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 1946, su proposta del ministro della guerra Cipriano Facchinetti, stabilì che fosse utilizzato per la cerimonia del giuramento delle forze armate del 4 novembre successivo e propose inoltre di adottarlo come inno nazionale provvisorio per la neonata Repubblica. L'intenzione di Facchinetti, però, non ottenne il consenso di tutti. Tra le file del PCI si propendeva infatti per adottare l'inno di Garibaldi. Diverse legislature hanno provato a dare all'inno dignità di legge, ma tutti i progetti presentati hanno iniziato l'esame parlamentare senza tuttavia essere mai approvati. Ad una concreta ufficializzazione si arrivò soltanto con l'approvazione nel dicembre 2017 della legge numero 181, che riconosce il testo di Mameli e lo spartito di Novaro quale inno nazionale della Repubblica. Questa si colloca in una continuità ideale con la precedente legge, la numero 222 del 2012, che oltre a raccomandare l'insegnamento del nostro inno nelle scuole di ogni ordine e grado, intende promuovere, nell'ambito di una didattica diffusa, i valori di cittadinanza, fondamento di una positiva convivenza civile, nonché riaffermare e consolidare l'identità nazionale attraverso il ricordo e la memoria civica.